Ciao ragazzi, rieccoci qua, bentornati in detention. Andiamo avanti con il gioco. Dovevamo andare nell'ufficio del preside e provare a chiamare, perché siamo bloccati qui nella scuola, il ponte è crollato. Quindi usciamo nel bel mezzo della notte, andiamo a cercare coperte e cose di questo tipo. Mi sembra che l'ufficio... Ok, è cambiato tutto però. Un po' inquietante la cosa. Molto inquietante la cosa. Non benissimo. Non benissimo. I suoi passi echeggiarono dolcemente, evocando in me un senso di apprensione. Tra l'altro parlavano loro due, nella scorsa puntata, di un professore un po' cattivo, diciamo. Quindi non so. Vedremo se c'entrerà qualcosa. La realtà svanì appena il tempo si fermò. Deglutii a fatica mentre il vuoto mi avvolgeva. Beh, ottimo, direi. Ray, ah! Perché? Cosa è successo? Sembra che non stia respirando. Forse è morto? Ma come? Stava bene fino un attimo fa. Oh, santo cielo, ci siamo incontrati da poco. Ditemi che è solo un brutto sogno. Ok, Ray, fai un bel respiro. C'è un quaderno sul palco, è il quaderno di Way. Oggetto ricevuto. Prima ho visto che lo consultava, forse ci sono degli indizi su quello che è successo? Vediamo un po'. Poema del chiromante, poema di un chiromante del tempio. Gira la ruota a seconda delle leggi dell'universo per rivelare la via. Ok, quindi questo è l'indizio. Secondo le leggi dell'universo. Va bene. Vediamo un po'. Non possiamo fare niente, non abbiamo niente da usare. Quindi adesso guidiamo lei. È troppo buio per vedere qualcosa. Immagino che non esca. Come hanno fatto a finire lì? Io non lo so. Si vede che lei l'ha trovato? Andiamo di qua. Qui cosa c'è? Aspettate, aspettate. Porta con te la candela, sì. Brava. Qui non c'è niente. Oh, ho già visto questa giacca. Appartiene al signor Cao. Ah, qui esce. Però aspettate. Inquietante, direi di rientrare un attimo. Aspettate, aspettate, andiamo qua. E vediamo se c'è qualcosa. Infatti c'è il punto di domanda. Topolino. Inutile stupirsi se qui c'è un tanfo terribile. Però questo? Nota, club del libro. Una nota con una conversazione. Ehi, ho sentito che un insegnante ha inaugurato un club per gli studenti, dove leggono alcuni libri proibiti. Sul serio, io credevo che il club del libro fosse solo un luogo dove si studia assieme. Va bene. Qui non c'è niente, vediamo. Di solito ammiro i portabandiera, ho sempre pensato che fosse un lavoro figo. Ora voglio solo uscire da tutto questo. Di solito ammiro, ok. Qui non c'è niente. Il cesto è pieno di immondizia. No, penso che qui il topo non dobbiamo prenderlo, non credo proprio. Usciamo.
Perché c'è una tomba qui? Appunto, le incisioni sulla tomba sono tutte sbiadite. Non benissimo, non benissimo. Vediamo qua. Quando è stato fatto un altare per adorare alcune divinità, non ne riconosco nessuna, ad eccezione del dio della terra. Cos'è quella cosa vicino al bruciatore, per l'incenso? Bene. C'è una nota sotto la chiave. E questo cos'è? Aggiunto al quaderno. Illustrazione affrontare. Ok, illustrazione affrontare gli erranti. Ragazzi, trovata sull'altare, sembra essere la pagina di un libro per bambini. Sicuramente li incontreremo. Non spaventarti se dovessi incontrare un errante. Trattieni il respiro e allontanati silenziosamente. Grazie, volevo scappare, faccio? Non ci va di qua. E come faccio a scappare? Aiuto! Paura! Aspetta. Aspetta, così. Poi così. Non so se devo passargli vicino. Provo. Tanto. Non ho molta scelta. Vai, 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 vai,
Aiuto, aiuto. Via, via di qua. È chiusa a chiave, ma noi abbiamo la chiave. Prendiamola qui. E oppala. Ok, c'è un telefono. Da dove arriva? No, però penso che sia dall'altra parte. Aspettate. Qui? Chi può essere che chiama a quest'ora? Forse dovrei chiedere aiuto? Direi di sì. E con Way non riuscivamo a entrare. Way aveva detto che avrebbe cercato di contattare qualcuno in città. Magari qualcuno sta richiamando? Prova. Pronto? Sono una studentessa del liceo Greenwood. C'è un morto qui, vi prego, venite ad aiutarmi. Pronto, mi sentite? Feng, ti sto aspettando. Sono nell'ufficio dello psicologo. Cosa? Chi è? Cosa diamine sta succedendo? Cos'è stato? Come faceva a sapere chi ero io? L'ufficio dello psicologo è al terzo piano. Ok. Non benissimo, ragazzi. Perché ho fatto questo gioco? È un altare per pregare. Salvare i progressi? Sì, salvare i progressi subito. Ma subito. Quindi possiamo salvare qui. Ok. Basta, ho già salvato. Questo armadietto non dovrebbe essere chiuso a chiave. Sono un po' inquieta. Voglio capire se c'è qualcosa che posso prendere, ma non mi sembra. Un quadro. È una vista da una scuola delle vicinanze. Voglio capire se ci sono indizi. Ok. Qui? Una libreria piena di libri di storia, di condottieri e guerre. Se non ricordo male, anche il preside è un veterano di guerra. Ok. Quasi tutti qui dentro sembrano affiliati con l'esercito, ma questo vale anche per le altre scuole? Ok.
Quindi dobbiamo salire. Era il quarto piano, mi sembra. Vediamo qui cosa c'è intanto. Talismani di protezione. Taoisti coprono questa parete. Non riesco a vedere l'interno. Non riesco a vedere l'interno, ma noi vediamo qualcosa invece. Purtroppo. La porta scorrevole è coperta dal filo spinato. Potrei tagliarlo con lo strumento adatto. Ok. Meglio esplorare tutto. Sulla carta c'è scritto morto giovane. Questa è la classe di Wei. Aspettate. Aspettiamo un attimo a entrare. Stavo parlando con Wei fino a un attimo fa. Che diamine gli sarà capitato? Ok. No, torniamo indietro e entriamo dalla porta, se ci fa entrare. Andiamo in ordine. Questa era la nostra classe, sì. Ora te la vedrai da sola. Chi l'ha scritto? Comunque cambia tutto, quindi bisogna rientrare, rivedere. Perché cambia veramente tutto. Un annuncio pubblicato dal maestro Bai. È vietato il gioco d'azzardo nel campus. Questo è un divieto ufficiale contro il gioco d'azzardo. Chi sarà sorpreso a giocare d'azzardo verrà espulso. Ok. Avremo un bel da fare, ragazzi. Cosa c'è? I bagni delle ragazze, oddio, di solito qui mi do una rinfrescata, beh, non mi sembra proprio un luogo bellissimo. Adesso però questo posto mi fa venire la pelle d'oca. E questo cos'è? Nel lavandino ci sono delle tronchesi. Possiamo aprire. La mia testa, che male, è di un aspetto orribile. Come ha fatto a morire in quel modo, Wei? Forse sono in pericolo anch'io? Cervo bianco, ti prego, dimmi che è solo un brutto sogno. Hai scordato tutto? Oppure hai troppa paura di ricordare? Ok. E quello cos'era? Bene. Chiusa. Non penso ci sia qualcuno dentro. La porta è coperta da macchie. Che sia muffa. È disgustoso. Come ha fatto a diventare così lurido? Dall'interno viene un odore di marcio, non voglio aprirla. Nel lavabo ci sono macchie rosso scuro. Qualcuno ha manomesso il tubo. Un dado in un posto del genere? Ah, è il gioco d'azzardo, ragazzi. Vediamo un po'. Quelle macchie mi ricordano il sangue, non ho la forza di continuare a guardarle. Ok. Direi di uscire, mi sembra che non ci sia nient'altro. Ok. Oddio, ragazzi. Aspettate. No, 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 ok, ragazzi, mi sa che bisogna scappare adesso. Scappa! Entra qui! Ok. Usciamo? Anche perché d'altronde non possiamo fare molto. Qui? Con lo strumento adatto. Taglia, taglia, taglia! Andiamo? Andiamo. No, ma non è inquietante, ragazzi. Infermeria. Qui cosa c'è? Aspettiamo un attimo a entrare. C'è una nota sul pavimento. Prima raccogliamo tutto. Illustrazione offerta di cibo. Raccolta nel corridoio dell'infermeria. Offri del cibo e
e riverisci gli erranti. Poi trattieni il respiro e non ti soffermare a guardare. Ok. Quindi diciamo che ci possiamo difendere così. Magari troviamo del cibo qua. Qui possiamo salvare, ragazzi. Una tabella di Snellen per l'esame della vista. Se non ricordo male, la luce si accende. Così. Qui c'è qualcosa. C'è un'ombra nell'angolo. Alzare il vetro? Eccola qua, una chiave. Direi di uscire. Penso che non ci sia altro. Oddio. Oggetto ricevuto, offerta di cibo. Ok. Svariati documenti si trovano sul tavolo. Aggiunto al quaderno cartella clinica. Rapporto dell'infermeria. Come se, può uno studente subire un infortunio così grave? Data 20 aprile. Wang Ming Chang. Età 17 anni, maschio. Frattura scomposta, braccio destro, frattura composta, polso sinistro. Ok. Aspettate che salviamo. Testa benedetta. Effettivamente è una benedizione poter salvare. Vediamo se c'è altro, ragazzi. Controllo. La porta è chiusa dall'altro lato. Ok. Mettiamo qua. Vai, 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 vai. Mamma mia, ragazzi, che inquietante la cosa. Uno stanzino materiale medico. Non posso. È chiuso a chiave, ma io ho la chiave, mi pare. Oh, la porta è aperta. Vai, vai, vai. Oh. Qui. Doccia d'emergenza. Una vaschetta per sciacquarci gli occhi. C'è qualcosa nella vaschetta. Un altro dado. Ok. Qui cosa c'è? Un odore pungente proviene dalla scatola di metallo, ma è un solvente per pittura? Solvente per pittura, va bene. C'è stato qualcuno qui? Il pavimento è bagnato. Vediamo se c'è qualcosa da raccogliere. Allora, per terra non si vede niente. Abbiamo trovato dadi, solvente, ci servirà sicuramente. È bloccata. Ora posso passare, perfetto. Abbiamo sbloccato la porta. Questo non ce lo fa più vedere. Prendiamo questo. Direi di risalvare, ragazzi. Anche sì. Allora, se torno indietro, io direi di provare ad andare al piano di sopra. Vai, 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 vai. Cosa abbiamo adesso tra le nostre cose? Uno spray. Ok. Voglio provare a salire, ragazzi. Qui cosa c'è? Macchie di sangue. Ok. Vai qui, vai qui. Allora. Cosa c'è qua? È solo un banco, una sedia al centro della classe, mi dà un certo senso di solitudine.
Sul banco ci sono incisi alcuni segni. Sembrano essere parole e simboli, ma sono troppo sbiaditi per leggerli bene. Aspettate un attimo. Non serve a niente, no. Dobbiamo trovare qualcosa. Qui possiamo uscire, qui. Qui non c'è niente. Qui, qui niente, direi di uscire da qua. Ah, mia ragazzi. Aspettate, aspettate. Tieni. No, 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 scappa, scappa, scappa. Non scappa di lì. Mamma mia. Non ha funzionato. E non abbiamo più nessuna ciotolina, tra l'altro. E niente, ragazzi. Andiamo pianino pianino e speriamo bene. Piano piano. Ok, quindi qui non possiamo andare. Aspettate. Non c'è niente. Dovremmo andare al quarto piano dallo psicologo. E ci servirà. Ma chi è? No, in realtà era al terzo piano. Niente. Quindi proviamo a scendere. Allora ragazzi, io direi che vado qui e salvo. E nella prossima puntata andiamo avanti e vediamo cosa dobbiamo fare. Sicuramente dobbiamo trovare anche uno straccio. Vediamo un po', è bello inquietante come gioco. Bello bello inquietante. Quindi ragazzi, ci fermiamo qua e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!